Buongiorno dal vostro M, sono ancora a Kanazawa, sto per partire per Tokyo, ma prima vi voglio far vedere l'ostello dove ho dormito, il Pongi, che è veramente piccolissimo ma bellissimo e soprattutto in un classico stile giapponese. Questa che vedete è la reception, quello che avete visto prima all'ingresso, questa è l'area della living room. Hi! Questo è il piccolo Buddha. Qui, qua il piccolo tempietto shintoista, è bellissimo come coesistano due religioni così vicine. Questa è l'area relax, chiamiamola così. Lì davanti c'è il frigo, il microonde, il fornelletto, il bagno, l'unico. Qui abbiamo l'entrata posteriore, la cucina piccolina. La lavashuga, bagno, lì dietro la tenda c'è la doccia, nel senso si va nell'area dove c'è la doccia, e questa è la camerata dove ho dormito. Qui su altre camerate, ma, altre camere, qua la camerata femminile. Beh, dai, piccolo, semplice, funzionale. A dopo. Il primo treno diretto a Tokyo, quella che stiamo per intersecare adesso, che ci sta passando sopra in questo momento, è la nuova linea dello Shinkansen che collegherà finalmente a partire dal 2015 Tokyo e Kanazawa. Lo dico perché chi fosse interessato a venire in futuro, queste due città saranno collegate solo in 2 ore e mezza in confronto alle 4 che ci vogliono adesso con il cambio di 2 treni. Che state vedendo sullo sfondo sono le Alpi centrali giapponesi in cui ci stiamo infilando in mezzo. Peccato, mi sarebbe bastato che vedere così anche il Fuji, invece era coperto. Amen. Sono all'interno dello Shinkansen Maxi Toki, manca un'ora ad arrivare a Tokyo. Sì, ormai ce l'abbiamo quasi fatta, volevo farvi vedere l'interno del treno, perché come potete vedere è ampio e spazioso. Ebbene, qua su c'è un altro piano. Sì, è un treno super veloce, ha 2 piani. Deve scalare una montagna, non poteva portarsi dietro 16 carrozze, ne porta solo 8, ma ha 2 piani. Come forse qualcuno di voi avrà notato, da alcuni edifici sono di nuovo a Ueno, sono a Tokyo, sono andato già in ostello, stavo aspettando il Bakasan e lui non c'era. Nel senso, ho organizzato un pomeriggio con Yuko e io me ne vado in giro da solo e me ne vado ad Akihabara. Sono in giro per Akihabara, come potete riconoscere l'ambiente. La strada questa domenica non è chiusa per i pedoni, chissà come mai 2 domeniche fa lo era. Quella ragazza che vedete lì alle mie spalle serve per richiamare le persone nei maid caffè. Prima o poi riuscirò ad andarci. Devo ammettere, devo avere un fondoschiena non da poco. È appena iniziato questo spettacolo. Devono essere delle sfide di ballo qua da Harajuku tra varie scuole, perché ci sono tantissime persone in costume diverse che probabilmente andranno a ballare. Bene, mi sto preparando per andare a mangiare e domani ci sarà una sorpresa che è stata rimandata da questa sera. E intanto l'altra sorpresa è che c'è di nuovo il Baka-san e la Yuko. Ecco i Baka-san e Yuko. E adesso stiamo andando a mangiare, quindi ci rivediamo dopo dal posto dove mangiamo. Alla fine io, il Baka-san e Yuko siamo finiti da un sushi zenmai ad Asakusa. Ecco, siamo al bancone. Ce lo prepareranno proprio davanti e noi ci rivediamo domani per l'ultimo lungo grande giorno comprensivo del mio rientro in
in Giappone, dal Giappone. Ciao ciao!